Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. O meglio dire bentornati. Ben ritrovati su Carter Boys. Da quanto tempo non lo dicevo? Siamo qui oggi per presentarvi un prodotto che ci ha stupito per le sue qualità, per la sua professionalità, diciamo, nell'airstyle. E per il risultato ottenuto. Perché sinceramente io, almeno io in primis, non ci avrei dato una lira, invece è buono. L'abbiamo messo alla prova e adesso ve ne parleremo. Ecco, stiamo parlando di questa spazzola arriccia capelli. Questa spazzola che è progettata per le donne, con l'utilizzo giusto per l'air styling maschile, può dare dei risultati. Come vi faremo vedere nelle prossime clip dove l'abbiamo applicato, basta semplicemente portarlo sul ciuffo e questo magicamente prende un sacco di volume davvero, cioè anche perché adesso non lo vedete, però in realtà nell'utilizzo succede qualcos'altro, infatti inizia a ruotare. Esatto. Questo pezzetto qui potete vedere appunto che la spazzola ha due appunto livelli di rotazione, senso orario e antiorario. Scettro. Esatto, ha livello, due livelli di potenza, tra cui anche un getto freddo che è utile per dare la piega ai capelli, quindi diciamo che è veramente uno scettro del potere. Come potete vedere, anche a capelli asciutti. Sì, è una cosa incredibile. Insomma, si applica questa spazzola in prossimità dei capelli, praticamente non la devi neanche muovere perché lei inizia a girare con l'aria. Esatto, e ottieni un risultato migliore del foam, perché anch'io nella quotidianità di tutti i giorni la utilizzo. E se devo andare di fretta davvero non c'è spazzola migliore, perché è davvero un tutto fare, perché li pettina. È consigliata anche a capelli, stessa... è consigliata a capelli umidi anche. Ma esatto, io fai l'asciugatura con un maggior controllo praticamente, perché ruota non troppo veloce, diciamo, e nel mentre asciughi i capelli ti dà anche la giusta piega, ecco. Esatto, è praticamente una spazzola che in sé ha anche un foam, quindi davvero non c'è di meglio per asciugare i propri capelli e dargli appunto tantissimo volume. Come vedete me li sono tagliati da poco e questo risultato che ho ottenuto, che ho messo, l'ho ottenuto grazie appunto a questa spazzola. Vi facciamo appunto vedere la spazzola da noi provata, che è questa. Ecco qui, è di questa marca qui. Babyliss. Sapete che non sappiamo pronunciare, però è davvero ottima anche come materiali, è davvero davvero una spazzola di qualità che ci sentiamo di raccomandare per chi vuole fare un hairstyle e non sbagliare nemmeno un punto, perché fa tutto da sola. Prima consigliamo ovviamente il pre-styler, ovviamente, e applichiamo quindi Sidekick by V-Lane, un po' di spruzzi a capello umido. E siete sicuri che il capello rimane su tutta la giornata? Tantissimo volume, quindi soprattutto utilizza l'aria calda combinata al movimento, e se avete applicato anche il pre-styler, veramente super volume. Risultato garantito. Bene ragazzi, per chiudere questo video rispondiamo ad alcune domande. Rispondiamo alcune domande? Ah, ok. Visto che è da un po' che non aggiorniamo il canale, cogliamo l'occasione per rispondere a un po' dei vostri commenti. Allora ci scrive Mario. Io che penso, prima o poi questo giorno doveva arrivare e un giorno arriverà anche a me. Sono a 2 anni e 3 mesi. Grande, veramente. Complimenti per la tenacia, per la tua incredibile pazienza. Sono stato più bravo di te. Anch'io ero arrivato, era sempre quello, 2 anni e 3 mesi praticamente, no, di crescita. Però per ora è più bravo di te, perché sta andando più avanti. Mi ha superato, quindi complimenti a Mario M. Poi abbiamo King Kibra che ci dice: consigli per non far bruciare i capelli dal sole. Mi sono informato e non mi convince il fatto di dover mettere ogni giorno un olio termoprotettore. Consigli? D'estate magari si evita di uscire nelle ore più calde, ma quello è un consiglio generale che danno anche i medici, no? Per la protezione, diciamo, della che, pelle e anche quindi in generale evitare i momenti del giorno dove il sole è particolarmente potente. Poi anche conta anche tanto l'aria, se è aria secca fa rinsecchire prima i capelli,
comunque quello che possiamo consigliare. Poi c'è anche lo smog che quando sì, quello è in città inquinate, mamma mia, rimane proprio nei capelli. Peggio del peggio. Quindi... quello che possiamo consigliare noi invece, se non ti sei trovato bene con l'olio, puoi provare a utilizzare qualche spruzzo di Prestyler di Babylane, che è termoprotettore come effetto. Sì, è vero, quello di solito si usa prima di asciugare, in ogni caso ti dà un hairstyle molto più controllato. Però consigliano anche di fare qualche spruzzo per fissare il tutto, quindi sostanzialmente potrete ottenere anche un look più lucido e avere la resistenza che fornisce appunto il Prestyler Babylane al calore. Poi abbiamo Leo G. Complimenti, fare un video con questa qualità e soprattutto rispondendo con chiarezza, raccontando anche la propria esperienza, a mio avviso è quello che occorre a chi come me vuole iniziare questo percorso. Vi ringrazio perché ho ottenuto tantissimi consigli seguendo i vostri video, ho iniziato poco a farli crescere, 3 mesi, ma nonostante ciò sono già a buon punto. Le ciocche più lunghe del ciuffo arrivano già poco sotto al naso, quasi al labbro superiore. Leo G, complimenti Leo G. Davvero grazie per averci seguito, grazie con per il supporto. Diciamo costanza e anche per esserti lasciato ispirare un po' da quello che abbiamo voluto trasmettere con questo percorso di crescita. Insomma, è iniziato tutto dalla quarantena e abbiamo pensato c'è chi se li taglia, c'è chi può farsi e tantissimi provare. Hanno deciso di non tagliarli più. Infatti quindi è andato molto di moda anche l'hairstyle maschile più lungo, cioè si vedono veramente tanti ragazzi, tanti uomini che iniziano a portare i capelli lunghi. Carino, ci sta a cambiare e qualcosa questo, di nuovo. Questo ci commento scrive, aspetta. Shinigami delle cripto, è un cripto entusiasta. Un Shinigami, un dio della morte. È quello con i quaderni. Shinigami sarebbe, sì, un dio della morte. È di Death Note. Di Death Note, esatto, quello è un Shinigami. Vediamo. Ciao, potete fare un video 2022 su Slicker Shop consigliando prodotti per avere capelli lunghi, grazie. Allora, non so se capisco bene il senso della tua frase, però... prodotti per avere capelli lunghi, cioè per far crescere i capelli o per curarli, però prodotti video. Per capelli lunghi, perché per avere i capelli lunghi, come diciamo sempre, uno deve avere pazienza e non tagliarli. Questa qui è però un video su Slicker Shop, magari quello che ci sembra più impattante, più carino da provare, potremmo anche farlo. Sì, noi abbiamo intanto sul canale varie recensioni dei loro prodotti ordinati dal loro sito. Come sapete è uno dei negozi online più validi per l'hairstyling maschile e tra l'altro con il codice Carter avete anche il 10% di sconto sui vostri acquisti. E possiamo fare insomma degli altri potremmo video, pensare di fare un video proprio semplicemente sfogliando il sito e intanto vi invitiamo a guardare gli altri video che abbiamo fatto con le recensioni e i prodotti applicati, così potrete trovare i nostri prodotti preferiti, ecco. Quindi questi erano i commenti che questa volta ci sono capitati a tiro, la prossima volta ne risponderemo anche ad altri. Scrivete anche voi qui nei commenti se avete suggerimenti, domande, curiosità, qualsiasi cosa, magari riporteremo il commento della settimana. Vediamo. Che una volta succedeva. Noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao.